Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vi farò vedere qual è il miglior street food, ma anche il cibo tipico di Venezia. Cominciando questo video all'orario dell'aperitivo, non c'è niente di meglio di cominciare con un buon cicchetto e per averlo buono e anche a prezzo abbastanza conveniente si va dal Baccaretto d'Alele. Prenderò molto probabilmente lo spritz col select tipico e un piccolo tagliere, lo chiamano penso, con un paio di formaggio, un paio di grissini e del salame. Vi metterò comunque quanto ho speso e ci vediamo alla prossima tappa. Altro posto dove farsi un cicchetto è qui, poco più avanti. Si tratta dell'Osteria Oscuero ed è un po' particolare perché giusto di fronte qua c'è lo Oscuero, ovvero un meccanico delle gondole, quindi se arrivate all'ora giusta potete anche vedere gli operai al lavoro. Nel frattempo è calato un po' il buio, io sono a caccia della cena. Nel frattempo mi sono presa un paio di polpettine di carne da acqua e mais per un totale di 3 euro. Ottime. A cena la mia idea era un'altra in realtà, ma il locale è chiuso, quindi ho ripiegato su un tramezzino al Borgo Molino, che è un localino vicino al ponte di Calatrava e a Piazzale Roma. Si chiama Piccantino, a me il piccante piace, assaggiamo. Ottimo, peraltro 2 euro, quindi super economico anche. Dulcis in fondo, direi, in fondo alla giornata ma non al video. Anche per il dolce in realtà però i miei piani sono cambiati, ho ripiegato su due palline di gelato prese in una gelateria qui del centro totalmente a caso che si chiama Il Golosone, però è ottimo e ve lo consiglio. Due palline, 3,20 euro. Se non avete la colazione compresa nell'hotel o se volete fare la seconda colazione come gli Hobbit, il consiglio migliore è quello di andare alla torrefazione Cannareggio, dove sono stata anch'io, espresso e brioche 2,40 euro. Il locale è di quelli storici di Venezia, è molto bello ed economico. Visto che nel mio girovagare è arrivato mezzogiorno, un bel pranzo con vista. Questi sono i bigoli tipici veneziani presi da Bigoi Fast Food. Con la birra 9,40 euro. L'ultima cosa che mi sono concessa a Venezia è stata la pizza portafoglio, che non è decisamente tipica ma comunque era buona, che ho preso in stazione a Venezia per l'appunto da Rosso Pomodoro. L'ho pagata 4 euro, un ottimo pre-cena che ho appunto mangiato in treno. In totale ho speso sostanzialmente in 24 ore a Venezia come cibo 27,60 euro, che è decisamente poco considerato i prezzi dei ristoranti a Venezia, quindi si può mangiare tipico ma spendendo relativamente poco appunto. Se siete interessati ai viaggi low cost e comunque volete scoprire cosa fare gratis a Venezia, vi consiglio l'ultimo video che ho caricato, quello prima di questo, in cui appunto vi consiglio cose gratis o comunque molto molto low budget da fare a Venezia. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi, magari attivando anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qui sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Se vi interessa vedere questo tra virgolette esperimento di food tour anche in altre città italiane e sperando di poter riprendere a viaggiare anche fuori dall'Italia molto presto anche all'estero, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Io vi do appuntamento al prossimo video e come al solito vi dico have a nice life.